Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Laura Quercioli Mincer, da 10 anni insegno all'Università di Genova letteratura e cultura polacca. Da quando lavoro in questa città bella e fragile ho avuto più volte il piacere e l'onore di collaborare con Piero dell'Ostrologo e con il Centro Culturale Primo Levi, che oggi ci ospita e che ringrazio. Oggi parleremo dell'opera e della vita di Charlotte Salomon, nata a Berlino nel 1917 e morta, ovvero assassinata ad Auschwitz nel 1943. Una figura del tutto particolare e che oggi inizia a essere abbastanza nota anche in Italia, anzitutto grazie alla coraggiosa impresa editoriale dell'editore Castelvecchi, che nel novembre del 2019 ha pubblicato un imponente volume contenente tutta l'opera di Salomon. Sulla copertina leggiamo una frase dello scrittore Jonathan Safran Foer: questo è forse il più grande libro del XX secolo, come opera d'arte visiva è un trionfo, come romanzo è un trionfo. La figura e l'opera di Charlotte Salomon saranno illustrate con parole e immagini dalle nostre tre ospiti e amiche, che qui nomino in ordine di apparizione: Miriam Capaldo, Giorgia Calò e Fiorella Bassan, che in seguito vi presenterò in maniera più adeguata. Il discorso su Salomon comprende una serie di questioni fondamentali, fondamentali in genere per chiunque si occupi di questioni culturali, e tanto più per noi e per voi che qui ci seguite, e che possiamo ridurre a due brevi domande. Che cos'è l'arte ebraica? Come la possiamo definire? Quali sono i suoi rapporti con il mondo dell'arte in genere? E quindi, cos'è l'arte che fa riferimento, che illustra e descrive il periodo dello sterminio? Quali sono le immagini di questo momento terribile e che continua a gettare la sua ombra sulla nostra storia e sulla nostra vita contemporanea? Voi tutti ben conoscete le due ingiunzioni che complicano all'infinito e che al tempo stesso aggiungono livelli di significato e di interpretazione a questi discorsi. Il divieto biblico di farsi immagini, che per alcuni versi ha ritardato, per così dire, l'accesso degli ebrei al mondo della raffigurazione, come la pittura e la scultura in particolare, da una parte. Dall'altra parte la difficoltà, una difficoltà non solo psicologica e religiosa, ma anche, forse, anzitutto materiale, di creare immagini del tempo della Shoah. Charlotte, per quanto a noi noto, non ha lasciato raffigurazioni della deportazione e del lager. La sua vastissima opera pittorica ci racconta però tutto quello che c'era prima, e come la sua vita personale, una vita già tragica e complessa per motivi familiari, si intrecci e diventi tutt'uno con la storia con la S maiuscola che affondava i suoi artigli nell'esistenza delle persone. Vedrete come questa ragazza giovanissima, assassinata a soli 26 anni, trovi a queste domande delle soluzioni del tutto insolite e geniali. Finisco aggiungendo che gli interventi che ora ascolterete si ispirano liberamente a quanto scritto dalle nostre ospiti nell'ultimo volume della rassegna mensile di Israel, che qui vi mostro, di cui sono la editor e di cui si era già parlato in un recente incontro del Centro Primo Levi. Adesso do la parola a Miriam Capaldo. Miriam Capaldo ha studiato alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma La Sapienza e presso la Scuola di Dottorato Europea in Filologia Romanza, Università degli Studi di Siena, di Milano, della Sorbona, di Pavia, di Santiago de Compostela, di Zurigo. E ha svolto una tesi sulla strofe zaghialesca nella lirica profana romanza delle origini. Mi sono dovuta andare a guardare su Wikipedia che vuol dire zaghialesca, adesso più o meno lo so. Subito dopo il dottorato è entrata nel mondo dell'editoria, prima in Editori Riuniti, dove è stata redattrice e caporedattrice, e poi dal 2015 è passata a lavorare per il gruppo editoriale Litte Edizioni come ufficio diritti del gruppo e nel reparto editoriale di Castelvecchi. Grazie Miriam. Grazie Laura. Buongiorno a tutti, condivido lo schermo.
Allora, io comincio illustrando la vita di Charlotte Salomon. Vita o teatro è un'opera che in estrema sintesi possiamo definire un romanzo autobiografico in cui Charlotte racconta la vicenda sua personale e della sua famiglia. Quindi la illustro molto brevemente. Charlotte era nata a Berlino nel 1917, figlia di Albert e Franziska Salomon. Albert si avviava a diventare un famoso chirurgo. Franziska era, come molte donne dell'epoca, senza professione, era una musicista amatoriale, suonava in particolare il pianoforte. Charlotte amava moltissimo la madre e aveva un rapporto molto affettuoso e molto dolce con il padre, persona sensibile che fu importante in tanti momenti della sua vita, ma che al contempo era molto assorbito dalla costruzione della propria carriera. I Salomon erano una famiglia di ebrei assimilati, festeggiavano il Natale e altre ricorrenze, erano una famiglia colta e aperta. Quando Charlotte ha poco meno di 9 anni, ecco qui nella foto Charlotte con il padre, bambina, nel loro appartamento di Berlino, quando Charlotte ha poco meno di 9 anni, 2 mesi prima, la madre muore. A Charlotte viene detto che si tratta di una brutta influenza. La bambina viene quindi affidata a una serie di governanti, tutte senza particolare significato per la sua vita, salvo unica eccezione la signorina Ase, che fu l'unica che riuscì a entrare in contatto con lei e che la incitò a dipingere. 4 anni dopo la morte della madre, Albert si risposa con Paula Lindberg. Paula Lindberg in realtà era nata Levi, era figlia di un rabbino, aveva cambiato il nome per riuscire a lavorare di più. E in effetti divenne celebre soprattutto per le sue esecuzioni di Bach ed era diretta dai grandi maestri della direzione d'orchestra tedeschi, Furtwängler, primo fra tutti, Bruno Walter, Klemperer. Con l'arrivo di Paula in casa Salomon, la casa si riempì ancora di più di frequentazioni sociali, molti musicisti e intellettuali dell'epoca. Nel frattempo però le persecuzioni contro gli ebrei aumentano. Ad Albert è proibito operare fuorché nell'ospedale israelitico, a Paola è proibito cantare fuorché di fronte a un pubblico ebraico e può cantare esclusivamente un repertorio ebraico. Grazie a Paola entra in casa Salomon un personaggio cruciale, la figura chiave della vita amorosa e affettiva di Charlotte, un personaggio molto stravagante, Alfred Wolfson, di cui ci parlerà Fiorella Bassan più diffusamente, di cui Charlotte si dice innamorata e di cui lei descrive la grande fascinazione che provava per lui, ne descrive le ambiguità. E dà un ampio spazio nell'opera alle riflessioni teoriche di Wolfson e al suo insegnamento sul potere salvifico della discesa agli inferi. A mio avviso, Wolfson fu molto importante per Charlotte anche perché fu il primo che la riconobbe, sia come donna, era una giovane donna all'epoca, sia come artista, intravedendone il valore e riconoscendolo. Nel frattempo, le persecuzioni contro gli ebrei aumentano ancora di più. Il padre di Charlotte, Albert, viene internato nel campo di Sachsenhausen, da cui riuscirà a uscire 6 settimane dopo, grazie all'intercessione di Paola, e alle sue potenti relazioni, ma uscì dal campo, ridotto pelle e ossa, aveva perso la metà del peso che aveva prima. I Salomon decidono quindi che è il caso che Charlotte lasci Berlino e raggiunga i nonni nel sud della Francia. I nonni erano ospiti in questo padiglione che vedete di Ottilie Moore. Ottilie Moore, eccola qui al centro tra i nonni di Charlotte, era una ricca ereditiera americana, figlia del cosiddetto re dell'hot dog, diciamo, cioè di un tedesco.
a cui pare che risalga la diffusione dell'hot dog sulla costa est degli Stati Uniti, che quindi lasciò una fortuna alla figlia, che nel frattempo si era sposata, era già rimasta vedova, era un amante delle arti e viaggiava frequentando artisti, musei e nutrendo le proprie relazioni sociali. Quindi, diciamo, tra il 38, Ottilie ospita nella sua tenuta dell'Hermitage a Villefranche-sur-Mer, a pochissimi chilometri da Nizza, una decina di chilometri da Nizza, anche meno, ospita una serie di bambini rifugiati, ebrei, ma non solo, altri rifugiati e i nonni di Charlotte. Charlotte raggiunge i nonni, eccola qui con i nonni a Villefranche, e quando Charlotte arriva, come tutti gli abitanti della casa, si occupa di una serie di faccende che includono soprattutto la cura dei bambini rifugiati, ma anche altre occupazioni. In tutto ciò dipinge anche, Ottilie la incentiva a dipingere, le compra anche dei dipinti, le commissiona biglietti di auguri per le varie ricorrenze che c'erano nella casa e grazie a questi acquisti, a queste commissioni, le dà anche il denaro probabilmente per poter acquistare il materiale necessario poi a produrre vita o teatro, fogli di buona qualità, sono quasi tutti fogli di buona qualità, un totale di circa 1300 fogli, e pittura di buona qualità. Un anno dopo il suo arrivo, Charlotte arriva a Villefranche alla fine del 38, nel dicembre del 38, un anno dopo, è stufa dell'atteggiamento ingrato mostrato dai nonni nei confronti di Ottilie. Questo perché i nonni pativano la loro condizione di rifugiati, e pativano la loro condizione di dipendenza. Così Charlotte li spinge a trasferirsi a Nizza e i tre vanno quindi a Nizza, dove arrivano agli inizi del 40. È a Nizza che la nonna prova a togliersi la vita. Non riesce, ma in seguito a quell'episodio il nonno svela a Charlotte una lunga serie di suicidi della loro famiglia. Cito brevemente le parole del nonno, in modo molto brusco la informa, ed esordisce così: "Tua madre ha tentato di suicidarsi con il veleno, poi si è gettata dalla finestra. Tua zia Charlotte si è annegata. Ma il caso peggiore è stato la madre di tua nonna. Per 8 anni ha cercato ogni giorno di sfuggire alla sorveglianza di due governanti per suicidarsi." Charlotte apprende così che la madre, che credeva morta di influenza, si era in realtà gettata dalla finestra, che la zia Charlotte, da cui aveva ereditato il nome, si era lasciata annegare nello Schlachtensee, un lago a sud di Berlino, e scopre tanti altri suicidi di 3 generazioni di donne del ramo materno della sua famiglia, che la rendevano l'unica donna ancora in vita, a parte la nonna che aveva appena tentato il suicidio. Dopo queste dichiarazioni, Charlotte è molto scossa, ma fa di tutto per sollevare la nonna e si applica molto a sottolinearle la bellezza della vita, la bellezza dell'esistente. In tutto ciò, però, il 5 marzo del 1940, la nonna prova di nuovo a suicidarsi, buttandosi dalla finestra, e questa volta riesce sotto gli occhi della nipote. A questo punto Charlotte va in pezzi, crede di impazzire, crede di essere votata al suicidio. Vede il suo mondo che va in frantumi, è rimasta da sola col nonno nel sud della Francia. Il nonno è descritto come una persona aspra, burbera, che non amava la passione per il disegno della nipote e che anzi la riteneva un capriccio, una fantasticheria di una ragazzina che avrebbe fatto meglio ad andare a lavorare a servizio da qualche parte. Quindi Charlotte va in pezzi, crede di impazzire, di essere destinata al suicidio da una forza che la precede, scrive delle lettere al padre e alla sua seconda moglie, che nel frattempo si erano rifugiati in Olanda. E i Salomon sono molto preoccupati, consultano una serie di specialisti, psicologi, medici, grafologi, che vedono tutti il rischio a cui è esposta la ragazza, ma ne scorgono anche un grande talento. Quindi
È in questo periodo che Charlotte è spinta a dipingere da un suo amico, una persona con cui aveva legato a Villefranche, il dottore francese Georges Moridis, il quale la spinge a dipingere affinché lei possa ritrovare un punto di aggancio con la propria esistenza. Ed è così che Charlotte, in questo periodo, mette mano alla sua opera. L'opera di Charlotte, come dicevo, questa è la copertina del libro che ha dato Charlotte, in cui in alto c'è un cuoricino che ogni tanto spunta all'interno del volume, il titolo Vita o teatro e il sottotitolo di Charlotte, un Singspiel. Il Singspiel era un genere musicale che può essere tradotto come dramma in musica, che alternava parti recitative e parti cantate. L'opera di Charlotte è un'opera che non è ascrivibile a nessun genere sperimentato, che ibrida moltissime arti diverse, composta da un totale di poco meno di 800 tempere, dipinte tutte con i soli tre colori primari e il bianco. È composta da testi diciamo, a costituire 150 cartelle, quindi tempere, testi. Molto spesso per le tempere Charlotte indica un accompagnamento musicale, tempere, testi e musica. Questo. Adesso cominciamo, apro il libro. La storia di Charlotte, questa è quindi la prima tempera dell'opera. Ed è una tempera molto cupa in cui dominano il blu e il nero, che raffigura la zia Charlotte, da cui lei eredita il nome. Siamo nel 1913, che esce dalla casa dei genitori a 18 anni e percorre la strada per andarsi ad annegare nello Schlachtensee. Ci sono altre due tempere che qui non vi faccio vedere sulla morte della zia Charlotte. Subito dopo, la madre di Charlotte, quindi Franziska, la sorella della ragazza morta, decide di farsi infermiera. In tedesco la parola che si usa per infermiera è sorella, quindi le muore la sorella e lei decide di farsi infermiera sorella. Ed è così in un ospedale da campo che incontra il padre di Charlotte, Albert, che era chirurgo lì. Tra i due nasce una storia d'amore. Si sposano, si trasferiscono in un appartamento di Charlottenburg. Questa ve l'ho messa soltanto, soprattutto per farvi vedere che questo sulla destra è un fotogramma di un film del 1927, Berlino, Sinfonia di una grande città, che è possibile che Charlotte abbia visto. Come vedete ci sono delle forti somiglianze proprio nell'inquadratura, nel taglio delle immagini, nella presenza del treno, nello sguardo dall'alto, perché Vita o teatro è stato anche paragonato a uno storyboard cinematografico. Questo proprio per la sequenza del racconto che ho organizzato cronologicamente, ma che è fatto spesso di flashback e continue anticipazioni, per le inquadrature molto particolari, per l'accompagnamento musicale, perché all'epoca il cinema muto aveva l'accompagnamento musicale, e anche per i testi che ogni tanto nel modo in cui i caratteri sono tracciati ricordano le didascalie del cinema muto. Questa è la nascita di Charlotte. Questa è una delle scene di infanzia di Charlotte. Charlotte è nel letto con la madre, siamo nel periodo di Natale, la musica di riferimento è una popolare canzone natalizia tedesca e la madre sta dicendo a Charlotte come sarebbe bello se potessi andare in cielo con gli angeli, starei benissimo e tornerei ogni sera alla tua finestra a lasciarti una lettera. Questo, è per farvi vedere come Charlotte scriveva i testi. Questo è un esempio particolare, ce ne sono diversi così. È stato paragonato a un calligramma perché, Charlotte, soprattutto nella prima parte dell'opera, scriveva i testi col pennello o con la matita su fogli di carta velina che erano sovrapposti alle tempere e uniti da scotch di carta. Questi sono i residui dello scotch di carta.
E come vedete, il tracciato del testo è molto particolare e va ad enfatizzare alcune linee del disegno, a rimarcarle, ad arricchirle, in tanti casi ad aggiungere anche senso e a far emergere dei tratti del disegno che altrimenti non sarebbero così facilmente individuabili. Ecco, questo solo per farvi vedere un calligramma. Questa è la scena del funerale della madre di Charlotte. Il padre va da solo ad accompagnare il feretro. Charlotte resta a casa con i nonni e chiede alla nonna perché sono tutti tristi se la madre è andata in cielo tra gli angeli, dove condurrà un'esistenza così felice. Vi faccio sentire la musica di accompagnamento, che è un brano dell'Orfeo Euridice, che ha sempre a che vedere quindi con la lacerazione della perdita e con la necessità di accettarla. Questa che avete appena sentito era la voce di Paola Lindberg, la seconda moglie del padre di Charlotte. Questa è una delle tante scene di Charlotte bambina che dopo la morte della madre va ad aspettare la lettera alla finestra, senza sapere ancora all'altezza del racconto che la madre si era gettata dalla finestra. Comunque c'è questa finestra che insiste molto. Questa è una delle tempere sulla destra che vi ho messo per farvi vedere un esempio delle tempere che condensano un'intera sequenza del racconto. Queste sono le vicende di Charlotte bambina, Charlotte che fa sport, il padre che opera, il padre che diventa professore, Charlotte che è contenta per lui, dopodiché il padre comincia a riprendere la vita sociale, a cercare una seconda moglie e la trova in Paola. Naturalmente la sequenza del racconto organizzata in questo modo è stata paragonata anche alle miniature medievali. Questa è un'altra tavola che condensa una serie di elementi diversi, fa riferimento ai numerosi viaggi dei nonni, da cui Charlotte riportava racconti e regali. E ve l'ho messa anche per farvi notare come Vita o teatro non è un'opera cupa, ma è un'opera, al contrario, piena di vita, come possiamo vedere in tutta una serie di aneddoti, in tutta una serie di immagini. Magari su questo dico qualcosa dopo. Questo è l'ingresso di Paola. Questa è Paola, la diva Paola, che suona, è acclamata dagli ammiratori, dallo suolo di ammiratori, viene abbracciata dal direttore d'orchestra ed è sempre un brano musicale che adesso vi faccio sentire, sempre con la voce di Paola Lindberg, che ha sempre a che vedere con la necessità di accettare la perdita. Questa è una delle numerose scene in cui Charlotte dipinge all'Accademia di Belle Arti e l'ultima musica che vi faccio sentire, perché è un genere totalmente diverso, una canzone popolare tedesca che assunse in seguito il titolo di Nella piccola pasticceria. E quindi attraverso questa, diciamo, dall'insieme del disegno e della musica si ha un sentore anche dell'ironia che caratterizza l'opera di Charlotte. Nel frattempo continuano le riflessioni di Charlotte sulla propria storia familiare. In primo piano la madre, a sinistra Charlotte e a destra il padre, vedete come si somigliano. Le riflessioni sulla morte della madre, questa è la madre alla finestra, la madre di spalle alla finestra, col corpo che si confonde col colore di sfondo, è stato paragonato a Caspar David Friedrich.
La finestra vuota. Mi piace molto la descrizione di questa tavola che ha fatto Gloria Fossi su Arredo Sé, in cui ha rimarcato come lo sguardo dell'aspettatore cada sul rosso, presente ovunque, dalle tegole del palazzo di fronte, alle doghe, alle fughe tra le doghe del parquet, al profilo di battiscopa, ai gancetti che tengono le ante delle finestre che, come dice Gloria, sono degni di un fiammingo del 400. È una tempora in cui il parquet accentua una prospettiva squinternata, come in alcune stanze di Van Gogh, fa pensare anche a Caillebotte, fa pensare a Matisse nei colori, naturalmente non nell'irenicità dell'immagine. Questa è l'immagine del padre a cui è proibito operare, di Paola, di un concerto di Paola in cui cominciano a levarsi i cori di dissenso che vogliono che se ne vada in quanto ebrea, ma Charlotte nel frattempo dipinge ed è molto presa dalla sua attività. Questo è l'arrivo di Wolfson sulla sinistra, Alfred Wolfson, come insegnante di canto della Matrigna. Le immagini di Wolfson sono tantissime, ci sono moltissime sue sagome, profili, volti. Ampio spazio dato alle sue riflessioni teoriche, ampio spazio anche a delle scene di amore con Charlotte. Questa è un'immagine di Charlotte che riceve una lettera di Wolfson in cui Wolfson dice: "Sono certo che so che sei destinata a creare qualcosa superiore alla media." Charlotte deve lasciare Berlino. E queste sono due tavole su cui vorrei un attimo attirare l'attenzione, perché al momento di congedarsi da Berlino, il padre regala a Charlotte un proprio ritratto come dono da Dio. E anche Wolfson regala a Charlotte un proprio ritratto. Dice così: "E come dono di addio ti offro questo disegno, il giorno più oscuro, con la preghiera di non dimenticare che amo la vita e l'affermo 3 volte. Per amare completamente la vita occorre forse abbracciare e comprendere anche l'altro suo aspetto, la morte." Charlotte arriva nel sud della Francia, qui con i nonni nel giardino di Villefranche. Questa è la tavola in cui il nonno le svela la catena di suicidi. Questa è la morte della nonna, il corpo di Charlotte che la scorge è percorso da una delle frasi delle attestazioni di riconoscimento di Wolfson. Il corpo della nonna riverbera a grande distanza il suicidio della madre, questo qui, nella stessa posa. Qui, subito dopo, Charlotte teme di impazzire, la tempera naturalmente ricorda il grido di Munch, come è evidente davanti agli elementi, e questa è l'ultima tempera dell'opera. Charlotte è da sola di fronte al mare, il titolo dell'opera si è scritto sul suo corpo ed è una tavola in cui lo sguardo di Charlotte, diciamo, da una parte ripiegato su questa, sulla sua tela, che però è trasparente, fa fiorire il colore del mare, dall'altro apre al futuro. Allora vi vorrei leggere, cosa scrive Charlotte in una lettera che ha spedito al suo amato, in cui parla del lavoro e della composizione dell'opera. "Era estate, c'erano gli alberi, il cielo e il mare. Non vedevo nient'altro, solo i colori, il pennello, te e tutto quello. Non sopportavo nessuno. Dovevo inoltrarmi ancora nella solitudine, lontano da tutti. Solo così avrei forse potuto trovare ciò che dovevo trovare, cioè me stessa, un nome per me. E così ho cominciato, vita o teatro. La guerra continuava a infuriare e io ero lì, seduta in riva al mare, a scrutare le profondità del cuore degli uomini. Ero mia madre, mia nonna, ero tutti i personaggi della mia pièce. Ho imparato a percorrere ogni strada e ne sono diventata una anche io." Finita l'opera, Charlotte la affida al suo amico, il dottor Moridis, pregandolo di salvaguardarla. Finita l'opera, Charlotte resta incinta di quest'uomo, Alexander Nagler. A destra vedete una fotografia, a sinistra un acquarello, quindi dipinto con una tecnica diversa rispetto a vita a teatro, che è sempre conservato al Museo dell'Ebraismo di Amsterdam come l'opera Vita o Teatro. Charlotte resta incinta di lui nel maggio del 43. Nel settembre i due si sposano, ma
Nel settembre del 43 la Costa Azzurra è occupata dalla Gestapo. Poche settimane dopo, Charlotte e Alexander Nagler, non so se ho detto, era un rifugiato austriaco, ospite anche lui di Ottilie a Villefranche, Charlotte e Alexander vengono arrestati. Charlotte è deportata ad Auschwitz, come Alexander, ma lei sarà uccisa probabilmente il giorno stesso del suo arrivo. Questo perché, anche perché era incinta, mentre Alexander morirà di stenti nella notte tra il primo e il 2 gennaio del 44. Segnalo questa data perché mi colpisce sempre molto, perché Charlotte alla fine dell'opera scrive di essere entrata nell'anno primo della nuova era. Lei finisce l'opera ed entra in un nuovo anno di una nuova era. Dopodiché lei viene uccisa ad Auschwitz subito e lui viene ucciso all'inizio dell'anno nuovo. Ma mi piace concludere con, riferendomi alle parole di Tommaso Montanari, che ha pronunciato alla presentazione romana di Vita o Teatro. Alla fine del suo discorso, Montanari riprendeva queste due tavole dei doni di addio che vi ho fatto vedere prima, in cui sia il padre che Alfred Wolfson donano a Charlotte un disegno, un ritratto. E Montanari dice: ecco, io credo che un po' questo sia il senso di questo libro. Charlotte dice a tutti noi: come dono di addio vi offro il mio ritratto. Queste 800 pagine sono il ritratto di una persona, di una generazione di giovani che vengono spazzati via, di una generazione cancellata dalla Shoah e dalla guerra e dal nazismo e dai fascismi. Ed è un dono d'addio, che però è un dono d'addio così carico d'amore che non chiude ma apre verso il futuro. Finisco. Il dottor Moridis ha salvaguardato l'opera di Charlotte e l'ha poi consegnata dopo la guerra a Ottilie Moore, a cui Charlotte aveva dedicato l'opera. Nel 1947 i coniugi Salomon, quando finalmente poterono riacquistare valuta straniera, comprarono dei franchi e andarono sulle tracce di Charlotte. Ottilie consegnò loro questo materiale e loro da allora lo portarono in Olanda. Poi sono state organizzate le prime mostre, i primi libri. Magari su questo dico qualche battuta dopo, se abbiamo tempo. Finisco qui per il momento. Grazie mille, Miriam. Credo che dopo questa tua presentazione così precisa e commossa siamo tutte completamente innamorate di Charlotte e della sua opera. Peccato non aver potuto sentire più a lungo, peccato non aver potuto sentire più a lungo quei brani musicali così evocativi, ma chi lo sa, magari ci saranno altre occasioni. Adesso do con piacere la parola a Giorgia Calò. Giorgia è una curatrice indipendente, storica e critica d'arte. Dal 2009 si interessa particolarmente all'arte contemporanea israeliana. Su questo tema ha curato moltissime mostre, delle quali nominerò soltanto l'ultima, Barely Barker After the Stripes, al Museo Boncompagni Ludovisi di Roma nel 2019. Ha scritto saggi per libri, cataloghi, articoli per riviste d'arte come Art Tribune, Exhibart, Inside Art, eccetera, e fra gli altri ha pubblicato i libri Trilogia d'artista, Il cinema di Mario Schifano e About Paper, Israeli Contemporary Art. Ha collaborato con musei e gallerie, varie istituzioni come l'Ambasciata di Israele in Italia, l'Ambasciata di Lituania, l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, il MAXXI di Roma e altro. Fra i suoi progetti curatoriali futuri, il prossimo autunno, se Dio vuole, inaugurerà la mostra di Antonietta Raphael Maffei alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Grazie mille, Giorgia. Grazie Laura, buongiorno, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Miriam per questo splendido intervento che ci ha già trasportato nel mondo e soprattutto nella poetica di Charlotte Salomon. La carrellata di immagini che ha fatto vedere Miriam, che ha mostrato, ci ha letteralmente immersi in questo linguaggio del tutto personale di Charlotte, fatto di immagini, di colori, ma anche musica, teatro, poesia.
laddove, come abbiamo avuto modo di vedere, anche la parole detiene un valore oltre che semantico, anche iconografico. Insomma, Charlotte ha sviluppato nel corso della sua breve carriera, attraverso i mezzi di cui disponeva, un personalissimo modo di vivere l'arte, che oggi potremmo definire immersivo. Nei 10 minuti che ho a disposizione cercherò di focalizzare alcuni argomenti che ritroviamo nella poetica di Charlotte, che la strutturano come artista, in cui inevitabilmente la sua biografia si intreccia alla sua arte fino a diventare una cosa sola, inscindibile. Partirei in questo senso dalle sue origini. Charlotte Salomon nasce in una famiglia ebraica benestante e colta di Berlino. Sono ebrei i genitori, lui anche quella che diventerà la sua matrigna, Paulinka, alias Paula Lindberg. Andiamo a vedere brevemente se le sue origini abbiano influenzato o meno la sua arte, se ci sia effettivamente un legame fra pensiero ebraico e la sua produzione artistica, come accadde per altri pittori ebrei dell'epoca, in un periodo storico in cui l'appartenenza a una fede diversa viene sbattuta in faccia come marchio discriminatorio prima e persecutorio poi, anche nei confronti degli ebrei cosiddetti assimilati, che prendono coscienza di appartenere al popolo ebraico proprio a causa di questi avvenimenti. Charlotte non cresce all'interno di una famiglia osservante, tutt'altro. In Vita o teatro, l'artista ci presenta alcuni momenti lieti della sua infanzia, che includono i ricordi del Natale, come la preparazione dell'albero. Però Charlotte, da ebrea, si pone, come tanti altri artisti ebrei, la questione merita la riproduzione delle immagini, vietate, come sappiamo, nell'ebraismo, a cui ha fatto riferimento anche Laura nella sua introduzione. Ora, non entro nello specifico di questo argomento che ho affrontato in altre occasioni, richiederebbe troppo tempo per spiegare che poi in realtà non si tratta di un divieto, diciamo, assoluto, ma farebbe riferimento alla riproduzione tridimensionale per scopi idolatrici. Però è interessante, come dicevo, vedere cosa ne pensa Charlotte in merito, e ritroviamo la questione affrontata dall'artista, seppur velocemente, in una gouache di Vita o teatro. Cito le sue parole riportate in questa tavola. Il Dio che ha potuto creare la luce solo volgendosi verso la terra, che era oscura nella profondità, ha proibito che si facessero sue immagini. Il Dio del Nuovo Testamento è impensabile senza raffigurazioni simboliche. Questa è la strada che va necessariamente seguita nella vita per ogni conquista umana e artistica. E poi chiude con un pensiero che rimane un po' appeso, dice, anzi scrive, ma getta solo un'occhiata alla gente del nostro tempo. Dunque l'arte del Nuovo Testamento è un'arte, secondo Charlotte, sì figurativa ma autoreferenziale. E allora nei fatti Charlotte si scosta anche da questo tipo di arte iconografica di matrice cristiana per andare a costruire un suo personale linguaggio artistico fortemente biografico, gettando, come lei afferma, un'occhiata alla gente del suo tempo. E guarda caso, nella costruzione dei personaggi, tutti reali, ma presentati sotto mentite spoglie che costellano il mondo di Charlotte, non manca una figura rabbinica. Si tratta del padre di Paulinka, rabbino di Kurzenberg sul Reno, che viene inserito nel racconto di Charlotte in modo forse un po' pretestuoso per aprirci anche verso questo aspetto dell'artista di cui non se n'era fatto cenno prima. Qui troviamo riferimenti all'ebraismo e soprattutto alle tradizioni descritte da Charlotte, con quella semplicità e naturalezza con cui si compie un qualcosa di fortemente radicato nel proprio retaggio, fatto di tradizioni e rituali, come la celebrazione del matrimonio tra il padre di Charlotte e Paulinka sotto la coupà e la visita di Paulinka alla tomba dei genitori. Qui faccio un brevissimo inciso e voglio sottolineare come Charlotte ci parli della vita, in questo caso la celebrazione del matrimonio, e della morte, il cimitero, in una narrazione senza soluzione di continuità, laddove la vita e la morte, nella sua opera e nella sua biografia, si rincorrono continuamente, ma che poi alla fine prendono due strade diverse. Vita o teatro, Charlotte sceglie la vita, scriviamo la vita e l'affermo 3 volte. Il destino vuole però che la sua esistenza invece finisca tragicamente con il suo assassinio ad Auschwitz. Ma ritorniamo un momento sulla figura del padre di Paulinka e la slide dopo.
che ci viene presentato da Charlotte con le braccia spalancate nell'atto benedicente. Ebbene, se ci soffermiamo sull'immagine di questo gesto, sulla sua struttura iconografica, non può non tornarci alla mente il celebre quadro di Chagall, La Crocifissione Bianca, realizzato dall'artista nel 1938, dopo la Notte dei Cristalli, e come tutti sappiamo ispirata alla persecuzione nazista che stava dilagando proprio in quegli anni, evocata da Chagall attraverso l'uso di simboli, immagini, dove appare anche la figura dell'ebreo errante in basso a destra, una condizione perpetua dell'ebreo fin dalle sue origini e soprattutto in quel periodo storico ha un valore enorme, in quanto l'ebreo è costretto alla fuga dal suo paese natale per scampare a morte certa. Anche Charlotte fugge, come sappiamo si nasconde in Costa Azzurra, ma purtroppo questo non le varrà salva la vita. La diaspora ai tempi del nazismo non toccò solamente il popolo ebraico, prego di far vedere la slide successiva, non ne fu indenne neppure l'arte, o meglio la cosiddetta arte degenerata, bollata come tale da Hitler e Goebbels, di cui facevano parte non solo gli artisti ebrei, ma anche gli artisti delle avanguardie, quegli stessi artisti a cui si ispira fortemente Charlotte e di cui possiamo rintracciare evidenti riferimenti nelle sue gouache. A partire dal 1937 i musei vengono epurati da quella che viene definita Entartete Kunst, Chagall, Kandinsky, Lieberman e tantissimi altri. Qui non vengono discriminate solo le persone, Charlotte viene cacciata dall'Accademia di Belle Arti di Berlino, Lieberman gli fu proibito di dipingere e fu costretta a dimettersi dal suo incarico dall'Accademia Prussiana delle Arti, solo per fare due esempi. Ma anche le opere prodotte dalle persone vengono discriminate dagli ebrei o da coloro i quali erano ritenuti estranei alle logiche naziste. E questo naturalmente vale per tutto, arte, letteratura, musica, eccetera. E puoi far vedere le slide successive? Grazie. La condizione della diaspora, della fuga, della persecuzione viene subita da tutti gli ebrei, gli artisti compresi. E qui ho riportato solo un'immagine, se potete andare più avanti con le slide, l'immagine di Antonietta Raphael Maffei, una sua bellissima opera. Si tratta di Fuga da Sodoma, realizzata dall'artista già dal 1935, poi farà varie versioni fino alla fine degli anni 60. Ebbene, Antonietta Raphael Maffei, di origine lituana, naturalizzata italiana, fu costretta a scappare da Roma e nascondersi con le sue figlie fino alla fine della guerra. Ecco, questo è un esempio, uno dei tantissimi esempi, esperienze di vita vissuta che ci vengono restituite attraverso opere che raccontano la tragedia del momento, molte delle quali lasciate in eredità all'umanità da chi non fece più ritorno come testamento morale. Anche Vito Teatro, in questo senso, è un testamento morale. Come ci ha spiegato Abraham Yehoshua nel suo libro pubblicato nel 1980, Elogio della normalità, la Shoah ha fornito la prova decisiva al fatto che non ci si può sottrarre all'identità ebraica. E chi se ne è sottratto è stato riportato con la forza all'interno del popolo. La Shoah ci è stata imposta dall'esterno e, come spiega sempre Yehoshua, è diventata al contempo un'esperienza ebraica. La morte ci è stata imposta dall'esterno, a quelli che credevano in Dio come a quelli che non credevano, a quelli che si identificavano con ebrei e a quelli che non ne volevano proprio sapere di quella identificazione. La deportazione degli ebrei sancisce la fine di un sogno comune che vedeva nelle radici della cultura europea il superamento del pregiudizio razziale. L'illusione di una normalità mai raggiunta, come scrive Riccardo Calimani nel suo libro Destini e avventure dell'intellettuale ebreo, fu la base del rapporto tra ebrei e tedeschi, e spiega ancora meglio Heinrich Mann nel 1934, sottolineando che la storia degli ebrei tedeschi andava considerata come una passione a senso unico destinata al fallimento. Avrei voluto parlarvi di tanto altro e magari se abbiamo tempo, se ci rimane poi tempo, vi faccio vedere le slide precedenti.
Però adesso mi soffermerei su un'ultima tavola di Charlotte, particolarmente significativa, perché ancora una volta ci dà la possibilità di affrontare argomenti diversi. Si tratta della tavola che ha fatto vedere anche Miriam, e è il momento in cui Charlotte è ancora una bambina e la madre Francisca le parla di quando andrà in cielo, anticipandole quello che poi lei scoprirà anni dopo essere stato il suo suicidio e non una morte per influenza, come le avevano fatto credere. Ancora una volta la struttura di questa immagine ci permette di fare qualche confronto, e ancora una volta non si può fare riferimento a Chagall e in questo caso a un'opera degli anni 30, La Scala di Giacobbe. Indipendentemente dalle somiglianze o meno con Chagall, qui quello che mi preme sottolineare è proprio il riferimento biblico, ed è lo stesso Carlo Levi a dirci che nell'arte di Charlotte si può rinvenire molta pittura di tradizione ebraica. E all'interno di questo ragionamento potremmo dire che la radice ebraica di Charlotte si afferma più come un'articolata questione identitaria che non come un atto di fede. Qui in questa tavola ritroviamo almeno tre elementi comuni rispetto all'opera di Chagall, o comunque l'iconografia in generale della rappresentazione del sogno di Giacobbe. La scala, appunto, dove Charlotte non è raffigurata ma certamente evocata, e il sogno, Giacobbe dormiente nel caso di Chagall, come recita il testo biblico, e sognò una scala la cui cima giungeva fino al cielo, conficcata sulla terra, sulla quale salivano e scendevano gli angeli. Gli angeli li troviamo anche in Charlotte, è la madre che sale fino in cielo, come le viene detto, trasformatasi in un angelo, come lei stessa avrebbe voluto. Inoltre abbiamo un altro elemento comune, il protagonista che si sdoppia. Nel caso di Chagall si tratta di Giacobbe, il cui doppio giunge a indicargli il cammino ascensionale, mentre in Charlotte è sempre la madre che viene rappresentata in più scene simultaneamente, due delle quali dormiente come Giacobbe. Inoltre personaggi che si librano in aria, che hanno contraddistinto tutta la poetica chagalliana e che ritroviamo anche qui in Charlotte sotto forma di angeli, ci rimandano un'idea di spazio non spazio, in cui anche il tempo viene stravolto all'interno di una concezione spazio-temporale tipica ebraica, che viene ben spiegata da Bruno Zevi in un saggio degli anni 70 e che per ragioni di tempo non posso approfondire. C'è un'altra opera di Chagall che richiama alla mente questa gouache. Si tratta di un'altra versione del sogno di Giacobbe, prego la slide successiva, eccola qui, dove l'artista russo usa come Charlotte solo colori primari, ma è un'opera degli anni 60 che certamente, ahimè, Charlotte non ha potuto vedere. In ultima battuta, e qui chiudo con la slide successiva, credo di aver sforato anche il tempo a disposizione, prego la prossima slide, ecco, grazie. Un riferimento va fatto anche al grande capolavoro raffaellesco, La Disputa del Sacramento, che abbiamo la certezza che Charlotte abbia visto durante il viaggio con i nonni a Roma, da lei definita eterna città divina, come testimoniano altre gouache. Come potete vedere, la struttura della parte celeste è praticamente identica. Insomma, per concludere, Charlotte è stata una grandissima artista e, malgrado la sua giovane età, è riuscita a lasciarci un lavoro straordinario che non parla solo di sé e della sua vita, testimoniando anche il tragico periodo storico che ha vissuto, ma è riuscita ad assorbire anche gli insegnamenti dei grandi artisti, da Raffaello ai modernisti, introducendoli in un suo personale linguaggio pittorico, metabolizzando tutto ciò che i suoi giovani occhi sono riusciti a vedere in quel breve tempo che le fu concesso, donandoci un'opera originalissima che rimane forse ancora oggi unica nel suo genere. Grazie. Grazie mille Giorgia, anche ovviamente questo intervento di grandissimo interesse ed emozione, e posso pure azzardare a dire che proprio nella capacità di Charlotte di elaborare in maniera appunto originale elementi della cultura non ebraica circostante, sta anche lì un modo di essere, di manifestare il suo ebraismo. E adesso vi presento sempre con grande piacere l'amica Fiorella Bassan, che concluderà questo nostro incontro.
Fiorella Bassana, insegnata ermeneutica artistica al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Roma La Sapienza, si occupa di teoria delle immagini, dei rapporti tra rappresentazione artistica, creatività e marginalità. Tra le sue pubblicazioni, Al di là della psichiatria e dell'estetica, studio su Hans Prinzhorn, tradotto anche in francese, Antonin Artaud, scritti sull'arte, immagine e figurazione, Hegel, Warburg, Bataille, ha curato l'edizione italiana di Karl Einstein e di Georges Bataille, figure dell'Eros. Grazie Fiorella. Grazie. A queste belle presentazioni vorrei aggiungere qualche spunto. Ecco, quest'opera eccezionale, originalissima di Charlotte Salomon, si presta a molteplici letture. La si può vedere come opera d'arte, nella sua singolarità, opera multimediale, opera d'arte totale, è stato scritto, che mescola pittura, scrittura e commenti musicali, ma anche fumetto, cinema, fotografia, teatro. Oppure come documento storico, la vita di una famiglia ebraica a Berlino all'avvento del nazismo, poi dei rifugiati nel sud della Francia, al campo di Kurs, ma anche come affermazione di vita, e questo forse è l'aspetto su cui vorrei soffermarmi oggi, come affermazione di vita, ecco, per usare le parole di Carlo Levi, che su Charlotte Salomon aveva scritto nel 63 una bella prefazione a una prima edizione parziale, lo ricordava anche Giorgia poco fa. Con la sua opera, ecco, Salomon ha reinventato la sua vita per poterla sostenere, sopportare, ha trovato una salvezza nella creazione rispetto a una storia drammatica, sia familiare, tutti questi suicidi che abbiamo visto, sia sociale, l'avvento del nazismo che le preclude ogni strada, la persecuzione, il suo essere profuga. Ha trovato un riscatto nell'arte, riuscendo a trasformare il dolore in creazione. Come scrive Carlo Levi, quest'opera è una forma di resistenza alla dissoluzione e alla distruzione. E anche nelle letture più recenti ecco, è stata evidenziata la speranza, nonostante tutto, e la resistenza tramite l'arte. Ora, di quest'opera vorrei evidenziare alcuni temi. L'importanza della musica, innanzitutto. Sul sito del Museo Ebraico di Amsterdam, l'abbiamo visto, ce l'ha mostrato bene Miriam, sono riprodotte tutte le immagini di vita e teatro e volendo, spingendo un tasto, possiamo ascoltare anche il suono della musica che l'accompagna. Non a caso si tratta di un'operetta composta da testo, immagini e musica. La musica fa parte della vita di Charlotte da sempre. La madre cantava e suonava al piano, cioè con un grande pianoforte a coda nel salotto di casa, così come lo trae Charlotte. E la seconda moglie del padre, Paula Lindberg, l'abbiamo vista, è una cantante lirica, professionista, un artista di successo. Si può vedere la seconda immagine. Grande successo, l'abbiamo vista. Nell'opera di Charlotte Salomon la musica è un accompagnamento costante, dalle canzoni popolari ai lieder di Schubert, da Bach all'opera, come la Carmen di Bizet o Orfeo e l'Eurydice di Gluck. La musica del Franco Cacciatore di Carl Maria von Weber accompagna tutta la prima parte dell'opera. Per te intrecciamo la corona virginale, è un'aria che ritorna spesso nei momenti di felicità, le nozze della madre, come vediamo qui, o di dolore, la morte della madre. La musica è la stessa, vita e morte sono da subito strettamente intrecciate. Dopo la morte della mamma, abbiamo visto, il padre si risposa e il rapporto con Paulinka, come la chiama Charlotte, Paula Levi, Paula Lindberg, è molto intenso. Sull'aria della Carmen di Bizet, L'amour est un oiseau rebelle, accompagna la loro intimità. C'è un'immagine che segue. Un secondo che non va avanti. Ok. Paulinka è una, eccola. Paulinka è un'artista di successo, un contratto di fama internazionale, donna, ebrea, artista, è la conferma di una strada possibile.
Dopo un loro piccolo litigio, Paulinka scrive una lettera alla nonna di Charlotte, che secondo lei è all'origine del malessere della famiglia, e l'accusa di essere l'assassina delle proprie figlie, entrambe morte suicide. Ma, lei dice, la bambina è sotto la mia protezione. Non l'avrai. La dimensione artistica di Paulinka di fatto proteggerà Charlotte, permettendole di trovare la sua strada. Dopo il 33, la violenza dilaga, il padre perde il posto, come abbiamo visto, può continuare a lavorare solo all'ospedale israelitico, e anche lì Paulinka si deve ritirare dalle scene. E sull'area rossiniana, dopo tante tante pene, il dottor Singsang, alias Kurzinger, ex direttore dell'Opera di Berlino, pensa a un teatro ebraico per i suoi artisti. Nel frattempo, la voce di Paulinka non è più come prima, serve un aiuto. E qui inizia la parte principale dell'opera. Amadeus d'Aberlon, nella realtà Alfred Bolson, ce l'ha mostrato Miriam prima, maestro di canto, fa la sua entrata sull'aria della Carmen, toreador in guardia, e tieni a mente, combattendo, che un occhio nero ti guarda e che l'amore ti aspetta. Nella vita di Charlotte accade qualcosa di molto importante. Questo qualcosa è un uomo, come ha scritto Fankinos. Con lui Charlotte avrà un rapporto intellettuale intenso, oltre che sentimentale. D'Aberlon arriva da Paulinka con una lettera di presentazione del dottor Singsang. Pretende di essere il profeta del canto, ma gli manca, ahimè, l'autorizzazione a profetizzare. Gli manca l'attestato di profeta. E qui vorrei accennare a un altro tema, l'ironia di Charlotte Salomon. L'ironia nonostante tutto. Nei suoi commenti, ad esempio, come quello all'immagine per altri versi inquietante del 30 gennaio 1933, dove sventola la svastica, e lei commenta: con gran speranza la svastica guardiamo, al fine avremo pane e libertà. O l'ironia la troviamo anche negli pseudonimi che sceglie per i personaggi. Paulinka, musicista, è Paulinka Bim Bam. Kurzinger, musicista direttore dell'opera, diventa il dottor Singsang. E il profeta del canto, come si può chiamare? Amadeus, Mozart. Alfred Wolfson, Amadeus d'Aberlon, quarantenne eccentrico e stravagante, ma dotato di un enorme talento, ha sviluppato nuove teorie nell'ambito delle tecniche del canto. La voce va cercata nel nostro io più profondo. Come fanno i neonati a strillare così a lungo senza rovinarsi le corde vocali? Bisogna risalire alla fonte di questa forza, avere il coraggio di penetrare dentro se stessi, un percorso legato anche alla morte. Ha scritto un libro dove sono esposte le sue teorie sul canto, riferimento a Nietzsche, come ci sarà anche riferimento a Nietzsche nel suo ultimo libro, su Orfeo, vedremo. A 17 anni ha fatto la guerra, era un morto, poi ha capito: non è importante che la vita ci ami, ma che noi amiamo la vita. Una frase fondamentale. Lui ama la vita, l'afferma tre volte piuttosto che una, ma nello stesso tempo, per amare completamente la vita, occorre abbracciare e comprendere anche l'altro suo aspetto, la morte, con tutta la sofferenza. Augura a tutte le persone che gli sono care delle esperienze difficili, così che siano costrette a imboccare il cammino verso la loro parte più profonda. Paulinka, la sua cantante, dovrà cantare Orfeo, in Orfeo Eurydice di Gluck. Lui cerca di farle comprendere che per recuperare l'amore perduto, Orfeo deve discendere nel mondo sotterraneo, agli inferi, ovvero nella propria profondità. Canterà Paulinka, avrà un grandissimo successo, c'è un'immagine, dicono bravo, bravissimo. Nel riportare le riflessioni di D'Aberlon, Charlotte è spesso ironica. Lo dipinge con l'aureola, profeta incompreso, trionfatore del proprio inferno, ma più tardi questi insegnamenti le saranno preziosi.
Charlotte parte per la Francia e raggiunge il nonno in Costa Azzurra. Una frase di Dapperlon l'accompagna: non dimenticare mai che io credo in te. Vado veloce qui, Miriam ci ha raccontato tutto l'episodio delle confessioni, la confessione del nonno sul suicidio della madre, per lei è una rivelazione atroce, il pericolo della follia suicida della sua famiglia. Charlotte teme proprio questa infezione, l'ombra della follia si insinua nella sua mente. Penso che ora potrebbe toccare a me, mio Dio, non mi fare impazzire. Un anno dopo, scrive l'autrice nelle ultime pagine dell'opera, mentre il mondo continuava a sprofondare, lei resta sola con ciò che aveva vissuto e un pennello. Doveva scegliere, togliersi la vita oppure intraprendere qualcosa di speciale, totalmente folle. O la morte, quindi, o la creazione artistica, doveva scegliere. Davanti al sole, al mare e al tripudio di fiori della costa francese le ritorna il ricordo del suo appassionato amore di un tempo e cerca di rappresentarsi quel volto, quella silhouette. Scopre che quella figura avrebbe forse potuta proteggerla dal suicidio, come già Paulinka, l'artista. Amadeus, qui chiamato per nome, amava dire bisogna dapprima essere entrati in sé per poter uscire da sé. Dove entrare in sé significava riconoscere il proprio inferno, venire a patti con se stessi, ma anche cercare una strada alternativa. Si ricorda del libro che gli aveva scritto su Orfeo, o il cammino verso una maschera funeraria, possiamo vederla in immagine, e vede tutta la bellezza che la circonda, vede il mare e capisce che doveva svanire, rinchiudersi, quindi per poter in una stanza dove lei si rinchiuderà per un anno e mezzo e fare ogni sacrificio per ricreare, partendo dalla profondità del suo essere, il proprio mondo. La sua è una discesa agli inferi, nel mondo dei morti. La zia, la madre, la nonna, tutti i personaggi di cui le parla, sono tutti morti. Ma per cantarne la storia, come Orfeo, il mitico poeta e musicista, che scende agli inferi per ritrovare il suo amore perduto, e ne riemerge. È un viaggio in un mondo sotterraneo, una discesa nella propria interiorità per ricreare il proprio mondo, per dar vita alla sua opera. Ed è così che è nato Vita o Teatro. L'ultima immagine, ecco, la vede ripiegata a mo' di sirenetta davanti al mare, con un foglio da disegno in mano e un pennello, e sulla schiena la scritta Vita o Teatro. L'opera è scritta sul suo corpo, come se non solo la sua vita, ma il suo stesso corpo fosse diventato l'opera. Grazie. Grazie Fiorella, e ascoltandovi veramente ci si domanda quante ancora suggestioni, quante emozioni, quanti riferimenti può darci l'opera di questa persona straordinaria. Stasera, ovvero la sera in cui viene mandato online questo incontro registrato, inizia Purim, una festa che in maniera erronea ma diffusa viene definita il carnevale ebraico, una storia di disperazione e di salvezza a cui si deve accompagnare un'allegria sfrenata, un momento in cui ci si maschera, ecco, sono ben mascherata, in cui si fa rumore. Dove troviamo Purim nell'opera di Charlotte Salomon? Forse Giorgia vorrà cominciare a rispondere. E vi prego, scusate, siamo già parecchio in ritardo. Stavo riattivando l'audio. Guarda, sarò velocissima. Le prime così idee che mi vengono in mente, le prime suggestioni, intanto... l'opera totale di Charlotte è costituita da una carrellata di personaggi in maschera, o se non altro sono persone, diciamo, che vengono presentate sotto mentite spoglie, per cui sono mascherati. Poi è un'opera rumorosa, musicale, onomatopeutica,
Quindi anche in questo senso, diciamo, riscontro delle somiglianze. E poi forse la più grande probabilmente è il fatto che sia un'opera realizzata da una donna, dove la protagonista è una donna che parla però del suo popolo all'interno di un contesto storico preciso. Ecco, questa forse potrebbe essere, senza cadere nel blasfemo, però una sorta di Megillat Esther del XX secolo, ecco, potremmo dire in questo senso, è la rappresentazione e il racconto nuovamente delle discriminazioni e della persecuzione del popolo ebraico. Io potrei dire che sicuramente c'è la salvezza nell'opera, non nella vita di Charlotte, ma la salvezza è l'opera, c'è la speranza, c'è l'ironia. Diamo a Miriam l'ultima parola prima di salutarci dal nostro... Non so, io stavo pensando a un'esuberanza di fondo dell'opera, a parte la scelta evidente di ibridare talmente tante espressioni artistiche, tutte le espressioni artistiche che lei ha conosciuto, e di farlo con una tale profondità, intimità, che è il segno di un legame stretto, di un gusto per la vita e per quelle espressioni artistiche, in un modo estremamente esuberante, estremamente creativo. Sono completamente d'accordo con Fiorella, io metterei l'accento su questa salvezza nel senso di un percorso che la porta a una salvezza. Poi come va la storia è un'altra faccenda, ma Charlotte mette la sua ultima parola ed è una parola ricca, esuberante. Grazie, grazie mille a Miriam, a Giorgia, a Fiorella, grazie al Centro Culturale Primo Levi e grazie a Charlotte. Arrivederci. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.